Come state? Spero tutto bene. Ah, ecco, mi sono dimenticata di mettermi lo smalto oggi. Spero non vi dia fastidio, ma fateci caso. Fate finta che ho una French. Comunque. Chi si ricorda questo oggettino? L'avevo mostrato in uno dei video in cui facciamo insieme tanti suoni triggerosi. E ve lo lascio qua nelle schede se per caso qualcuno di voi se lo fosse perso. Allora, in questo video faremo appunto come sfondo. E vi parlerò un pochino di cose a random. Prima di tutto vi volevo parlare di una novità che non è proprio ASMR, anzi per niente. Però, allora lo ripeto sempre perché magari c'è qualcuno che non lo sa, ma io possiedo questo canale fitness e parlo anche di alimentazione sana, di come gestirla al meglio, e che si chiama Giulia Spano Personal Trainer. Ecco, sapete anche che ho un profilo Instagram che non è ASMR, ma al lavoro che io svolgo e che si chiama Giulia Spano underscore fitness, tutto in minuscolo. Oppure penso che se scriviate Giulia Spano personal trainer mi trovate lo stesso facilmente, senza problemi. E vi dico questo perché da poco ho aperto un canale Telegram. Penso che la maggior parte di voi conosca Telegram, anche se magari non lo utilizza. È una piattaforma di messaggistica, diciamo così, come WhatsApp, solo che è 10.000 volte meglio e diciamo che a mio parere WhatsApp si utilizza per moda, per abitudine, ma Telegram lo batte in tutto e per tutto. Infatti io lo privilegio, anche se appunto per lavoro mi tocca usare di più WhatsApp, però spero che piano piano tutti si iscrivano di più a Telegram. Ovviamente mi sembra scontato che io non stia assolutamente sponsorizzando Telegram, insomma, non c'è manco bisogno che le dico queste cose. Però, quando una cosa è bella mi piace condividerla con gli altri. E io Telegram, oltre a essere ottimo per messaggiare, dà anche tante, come si può dire? Cioè, ci offre molte cose utili, tra le quali dà la possibilità di aprire un canale oppure un gruppo. Allora, qual è la differenza tra canale e gruppo? Nel canale, che è quello che ho aperto io, solamente l'amministratore può vedere gli utenti che fanno parte del canale, che hanno deciso di partecipare. E solo l'amministratore può pubblicare. Quindi è un canale che secondo me è molto utile perché oltre a questo, ah, ecco,
l'amministratore può vedere i nomi degli utenti, ma nonostante Telegram sia collegato al numero di cellulare, il vostro numero non è assolutamente mostrato. Le uniche persone che possono vedere il vostro numero sono quelle che già lo possiedono. Però per il resto non viene assolutamente mostrato. E questa secondo me è una cosa molto bella. Quindi il canale è comodissimo perché adesso mi collego un pochino a YouTube. Se una persona pubblica un video e YouTube continua a dare questi problemi, cioè quello più diffuso nel momento è che anche se voi attivate la campanellina, non è detto che YouTube vi mandi subito la notifica. Questa è una cosa che hanno riscontrato anche i canali più grandi, quindi penso che YouTube stia dando un pochino i numeri da questo punto di vista, ci sta un pochino rompendo le scatole. E ad esempio il canale può essere utile, a mio parere, perché tu puoi condividere il video e gli utenti lo vengono a sapere subito perché arriva la notifica come se fosse un messaggio. Quindi secondo me è molto carino. E poi comunque per chi ha tante piattaforme può sempre condividere ad esempio il link del post di Instagram o anche semplicemente condividere foto. Io ad esempio lo utilizzerò anche per dare informazioni inedite o in anticipo riguardo sempre ai temi sull'alimentazione, appunto, e il fitness. L'unica cosa che non mi piace tantissimo del canale e per il quale avrei preferito il gruppo, ma poi vi spiego il perché non ho scelto di aprire un gruppo, è il fatto che io avrei desiderato una maggiore comunicazione tra i membri del canale, quindi sarebbe stato molto molto carino se tutti voi potevate scrivere, se potevo fare dei sondaggi, insomma, parlare tra di voi. Secondo me era una cosa carinissima. E questa è una cosa che viene fatta invece nei gruppi, quindi nei gruppi possono scrivere tutti, però c'è una pecca: tutti voi potete vedervi, potete vedere quindi chi fa parte del gruppo, e qui non ci sarebbe stato nessun problema. Ma la cosa che appunto non mi piace è che, nonostante anche qui non viene assolutamente mostrato il numero di telefono, si ha comunque la possibilità di chiamare le persone all'interno del gruppo. Quindi nel canale questo non avviene perché voi non vedete nessuno, e anche se io vedo, perché sono l'amministratrice, non vedo neanche il vostro numero e non vi posso chiamare. Ma nel gruppo, anche se non si vede il numero, ci si può chiamare, proprio perché è legato al numero di telefono. Non so perché abbiano scelto questa cosa, perché... E niente, i capelli mi vanno sempre in faccia, mi fanno impazzire. Dicevo, a me sarebbe piaciuto molto il gruppo tutto così com'è. Non mi avrebbe dato neanche fastidio il fatto che si potevano vedere i nick degli altri utenti, perché comunque non viene mostrato il numero, però trovo che comunque sia una violazione della privacy il fatto che chiunque possa prendere e chiamarti, ma non solo a me, ma anche proprio ai membri interni al gruppo. E siccome appunto è legato al numero di cellulare, questo è il motivo per cui non ho voluto aprire il gruppo, ma ho preferito il canale. Quindi purtroppo è così, a meno che Telegram non farà qualche aggiornamento verso questo punto di vista, per il momento purtroppo devo abbandonare la mia idea di gruppo.
niente, io semplicemente vi volevo lasciare il link qui sotto del mio canale legato al fitness e all'alimentazione. E comunque potete, se non lo avete, scaricare Telegram, tanto non costa niente, anzi, a parte per essere iscritti al canale, secondo me vi è molto molto utile, molto più di WhatsApp, vi ripeto. Quindi proprio vi consiglio di scaricarlo. E quindi potete, vi lascio il link diretto al mio canale, così potete partecipare se vi fa piacere. Oppure basta che cercate Giulia Spano Fitness nelle ricerche di Telegram e mi trovate lo stesso. E niente, mi farebbe veramente piacere. E stavo pensando, questa è una cosa che mi è venuta in mente ieri, e vi piacerebbe se aprissi un canale legato proprio a questo mio del DSMR? Non ne sono molto convinta, perché comunque, diciamo che, come posso dire, non mi piace il fatto che non possiamo comunicare tra di noi, che non posso farvi, che so, dei sondaggi e mi rispondete subito. Penso che non avendo altre piattaforme o altre cose legate al mondo dell'ASMR, ma possedendo solamente il canale questo qua, penso che sia un pochino inutile aprire il canale legato appunto a tutto questo. E quindi anche per questo non sono molto convinta di questa idea, quindi aspetto di sapere che cosa mi consigliate voi. E niente, quindi questo era quello che vi volevo raccontare. Sto guardando il tempo perché, ok, sono solo 13 minuti, perché appunto poi quando arriva a mezz'ora il video si blocca e quindi sennò poi continuo a parlare a vuoto. E quindi questo era quello che vi volevo dire relativo al canale Telegram. Per il resto, cosa vi posso raccontare? Facendo diversi video e sto usando il green screen nuovo che comunque anche se per alcuni oggetti ad esempio quelli trasparenti è normale che vada il green screen un pochino a intaccarlo, però devo dire che non ho avuto più i problemi che ho riscontrato precedentemente con quello sbagliato e quindi sono e come vedete adesso sto usando lo sfondo nero. Allora, è un pochino spiegazzato e quindi questa cosa mi dispiace, ma non so se lo posso stirare tranquillamente, ho paura di rovinarlo perché è molto sottile ed è un materiale che boh, mi dà la sensazione che si possa squagliare, quindi solo per questo non ancora. E a parte questo, sto ancora capendo come averlo più carino, nel senso, io vorrei che dietro rimanesse più scuro, perché comunque con la luce che utilizzo tende a illuminarsi, no? E invece lo vorrei tutto scuro e poi ci sono io. Non so, sto ancora un pochino facendo gli esperimenti, ecco. Però sono molto 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 contenta. Il resto, ad oggi, non so quando pubblicherò questo video, perché ne sto registrando più che posso, quando sono libera e quando mi fa piacere, ovviamente, perché non registro mai contro voglia, però devo dire che quando appunto la possibilità. Comunque sto registrando un po' di video in anticipo perché a Pasqua, sai, tra parenti e tutto quanto,
non avrò molto tempo, sicuramente non riuscirò a fare nulla, 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 nulla. E quindi mi volevo portare avanti. Oggi è 17 marzo e sto registrando questo video e ad oggi, 17 marzo, ho visto che siamo arrivati a 552 iscritti. Grazie, 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 grazie. Io sono veramente felicissima, davvero. Non so come ringraziarvi per tutto il supporto che mi date, perché boh, è veramente bello tutto questo, per i commenti che mi lasciate, insomma, ve l'ho detto anche in altri video, quindi non voglio essere sempre ripetitiva. Ma sappiate che sono tanto tanto felice e come sempre cercherò di impegnarmi per darvi dei contenuti sempre migliori che vi possano aiutare a rilassarvi, a stare bene. Quindi grazie veramente perché comunque per me è tantissimo e per chi non lo sapesse io ho aperto il canale il 31 ottobre del 2017, sì. Sì, qualche mese fa quindi è passato pochissimo e sapere che siamo già così tanti, cioè, sono troppo contenta, grazie. Per il resto ne approfitto un pochino per chiedervi cosa farete voi a Pasqua? State in famiglia, con gli amici, partite, fate un viaggio, insomma, raccontatemi un pochino che sono super super curiosa. Lo so che a molti non piace già pensare alle feste. Perché comunque per certi punti di vista può essere un pochino stressante. Anche a me succede così, però insomma mi farebbe piacere se mi volete scrivere che cosa avete organizzato per Pasqua e per Pasquetta. Intanto il mio stomaco continua a partecipare anche oggi a questo video ASMR, fantastico. Mamma mia, non so perché. Eppure ho mangiato, starò digerendo. Cosa volete che vi dica? Oggi è sabato, oggi ho la giornata libera anche domani, quindi poi in questo momento sono da sola, solo per stamattina, e allora ho detto registriamo bel video, approfittiamone, perché tanto poi, come tutti i fine settimana, già dal pomeriggio devo fare un sacco di cose, quindi ne ho approfittato in questo momento di pace e serenità. E niente, io vi saluto. Vi voglio tanto, 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 tanto bene, tanto, 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 tanto bene, ci vediamo nel prossimo.